Riduco, riuso, riciclo. Le tre R sono il mantra della strategia Rifiuti Zero e anche del concorso fra le scuole di Viareggio, promosso dal Comune e da SEA. In occasione della giornata internazionale Zero Waste, al Teatro Ienco sono stati premiati i lavori più meritevoli. Gli studenti sono stati chiamati a disegnare un manifesto sul tema, a creare giocattoli o oggetti da materiali di recupero e a proporre un'azione per ridurre la produzione di rifiuti. In palio per i vincitori, PC rigenerati che restano a disposizione della scuola. È importantissimo, se vorremmo realizzare davvero l'agenda 2030, che ciascuno di noi faccia la propria parte. Dobbiamo ridurre i rifiuti che produciamo ogni giorno. I dati sono enormi, sconcertanti. Per questo l'amministrazione comunale ha tra i temi a cui ha più a cuore proprio la riduzione dei rifiuti. La tariffa puntuale è proprio uno degli obiettivi che ci prefiggiamo di realizzare nel più breve periodo possibile. Da anni a Viareggio l'osservatorio Rifiuti Zero mette in campo iniziative per ridurre i numeri della produzione dei rifiuti. Non c'è una stima esatta al momento, ma i primi risultati sono stati ottenuti. Ha portato grandi risultati in termini di riduzione dei rifiuti come appunto intercettazione alla fonte, grazie al centro del riuso che ad oggi stima appunto dei dati ottimi di intercettazione e quindi di riduzione del rifiuto, e d'altra parte anche grazie all'introduzione ormai da 2 o 3 anni delle isole presidiate, di 3 isole presidiate durante il fine settimana, che consentono quindi di intercettare oltre al porta a porta rifiuti e di appunto portarli a riciclo.